Ciao, noi siamo il Centro di Aiuto alla Vita, ci occupiamo di seguire le donne che aspettano dei bambini e hanno difficoltà a portare avanti questa gravidanza. Noi ci offriamo loro come aiuto e sostegno sia durante la gravidanza che anche dopo il primo anno del bambino in linea generale, e cerchiamo di far sì che queste mamme riescano in modo più sereno possibile a portare a termine la loro gravidanza. Chi è l'ACRI? Sono 30 anni di volontariato in Italia e nel mondo. Cosa fa l'ACRI? Educazione allo sviluppo nelle scuole. Progetti di sviluppo in Africa e in Sud America. Formazione e volontariato internazionale. Trieste Altruista è un'attività, cioè un'organizzazione di volontariato molto semplice che organizza attività mirate sempre per i ragazzi, e sono di vario tipo, dal potare le rose nei giardini triestini, insomma proprio la distribuzione di panini o raccolte fondi, e diciamo la particolarità è che sono tutte attività diversificate, quindi a dimensione di chiunque, ognuno può trovare ciò che gli ispira di più, e soprattutto sono immediate, non serve un preavviso. Siamo nell'associazione Amare il Rene. E di che cosa si occupa? Si occupa di nefropatici e malati di rene della provincia di Trieste. Allora, l'associazione nello specifico sta accanto ai realizzati e ai loro familiari. Prima di tutto abbiamo uno sportello di ascolto, dopodiché abbiamo la possibilità di dare un sostegno economico ai realizzati che ne abbiano necessità. E abbiamo diversi progetti. Il primo progetto è quello di integrazione sociale. In questo momento, per esempio, li stiamo portando a teatro quasi ogni domenica. Dopodiché facciamo sempre delle campagne informative rivolte alla cittadinanza e soprattutto ci occupiamo dei giovani facendo delle conferenze nelle scuole. Un'altra punta di diamante invece della nostra associazione sono le consulenze mediche gratuite che ci vengono fornite dal professor Giovanni Oliveira. Sì, innanzitutto l'ambulatorio è aperto a tutti i cittadini, è completamente gratuito naturalmente, ma fa delle consulenze nefrologiche. Chiunque abbia un dubbio su una malattia renale eventuale può venire qui, si danno consigli eventualmente. Se c'è una vera e propria malattia, però, noi abbiamo alla struttura dell'ospedale. Faccio volontariato all'associazione De Banfi. Il mio progetto è il progetto di alimentazione, dove dare dei consigli per cosa mangiare, cosa non mangiare, cosa è utile per gli anziani. Allora noi cerchiamo di individuarli e poi di organizzare pranzi insieme, e poi oppure anche cucinare insieme, andare a fare la spesa, comunque per socializzare un po' con le persone che sono sole. Fare una nuova esperienza e per vedere il mondo da un nuovo punto di vista. Per scoprire le situazioni nel mondo e per aiutare le persone che ne hanno bisogno. Beato. Perché dare una mano agli altri fa bene agli altri, ma anche a se stessi. Quindi è una situazione vantaggiosa per entrambi. Bisogna provare per credere, e in più non mancano le occasioni per divertirsi. Io faccio volontariato perché mi dà la possibilità di conoscere nuovi mondi e conoscere nuove persone, nuove situazioni che arricchiscono me, e io ho modo di dare qualcosa di mio agli altri. Mi sembra una cosa giusta da fare ed è piacevole per noi aiutare queste persone che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di amore. Noi veniamo qui il pomeriggio, ci mettiamo in tanti o in pochi, indifferente, a fare con tanta voglia, con tanto amore questi panini. E da questa giornata di volontariato io spero, intanto, di ricavarne una nuova esperienza, quindi spero di poter avere la possibilità di parlare con le persone a cui darò i panini, e spero che mi raccontino un po' le loro storie. Io faccio volontariato perché cerco di dare un contributo alla società dove vivo, e cercare di aiutare le persone che hanno bisogno. La prima cosa è un forte senso di aiuto verso chi è nel bisogno. In secondo luogo
un forte senso della vita, che dopo 5 anni sì, mi permette di svolgere questo servizio con la stessa gioia, con la stessa grinta, con la stessa passione e gratificazione dei primissimi giorni. Auguro a tutti di poter intraprendere questa fantastica avventura, perché ne vale davvero la pena, ve lo assicuro.